Allora, buonasera a tutti e benvenuti in Librosteria. Io stasera non vi faccio una presentazione, ma vi faccio una pre-presentazione perché poi lasceremo a Erika il compito. Soltanto due parole. Grazie a tutti quanti di essere qua per almeno tre motivi. È lunedì. Piove e la città è bloccata perché c'è il derby scudetto. Noi in questo contesto presentiamo un libro su mafia e antimafia e abbiamo la sala piena. Ci abbiamo già vinto, non so come dire. A parte questo, oggi convergono qua le realtà delle realtà con cui collaboriamo da un sacco di tempo, che poi hanno veramente un fortissimo legame con Librosteria, che sono Cannibali Re e Lapsus, ma dopo ci spiegheranno. Io a questo punto lascio direttamente a Erika il microfono, dopo avervi ringraziati. Vi ricordo soltanto che ovviamente c'è qua Davide con buona parte delle pubblicazioni di Cannibali Re, è un'ottima occasione per comprare dei libri da un altro in libreria. È bellissima sta cosa. Io li compro tutti. Erika, a te. Bravo. Grazie mille. Io cercherò anch'io di essere breve, perché avremo modo di parlare anche dopo con Zeno e con Matteo del libro. Però ci tenevo a dare quattro coordinate di base su chi siamo noi come Laboratorio Lapsus e come nasce questo progetto. Laboratorio Lapsus è un collettivo di ricerca inizialmente e un'associazione che si occupa di ricerca didattica e divulgazione della storia contemporanea. Lo facciamo ormai da più di 15 anni e cerchiamo di farlo in un modo più possibile indipendente, cercando di triangolare con altre realtà come Cannibale Re, che abbiamo incontrato con il nostro percorso e che sono diventati parte integrante dello sviluppo di questo progetto. Questo progetto però affonda le radici molto lontano, abbastanza lontano, mettiamola così, perché nasce da un cantiere di ricerca che Lapsus ha attivato a inizio anni 10 del 2000, quindi 2012 più o meno. Inizia questo percorso di ricerca sulla storia delle tre organizzazioni criminali principali in Italia e poi nel libro troverete anche il perché ci concentriamo su Mafia Camorra 'Ndrangheta, lasciando da parte, diciamo, Sacra Colonna Unita per altre ragioni. Ha un cantiere di ricerca che aveva un'altra finalità inizialmente, perché nasce con l'obiettivo di fare una mostra divulgativa. Abbiamo raccolto un sacco di materiale, abbiamo letto moltissimo lungo il corso degli anni e nel 2015 vede la luce la mostra divulgativa Novecento Criminale, Mafia Camorra 'Ndrangheta, che è stato un percorso che c'è chi è stato parte di questo progetto oggi qui con noi. Si ricorderà come un progetto corposo, difficile, perché sintetizzare contenuti che riguardano la criminalità organizzata di tipo mafioso non è facile affatto. Ed è stato un cantiere di ricerca che ci ha portato in diversi posti a portare questa mostra itinerante, che si è misurata anche con dei contesti territoriali molto diversi tra di loro, che si sono voluti misurare con gli argomenti di mafia e antimafia. Cosa dire su questo libro? Innanzitutto è da dire che questo libro nasce con un preciso obiettivo, che è quello di essere un progetto introduttivo, cioè è un testo che si sviluppa per essere un'introduzione ai temi. Questo non perché dal lato nostro non ci sia la volontà di approfondire in modo verticale su alcuni argomenti, ma perché pensiamo, e questo è molto importante per noi, che ci sia bisogno di sintesi. In un periodo che stiamo vivendo estremamente complesso, in cui i fenomeni che ci ritroviamo a confrontare sono fenomeni complessi, di difficile lettura, quello che cerchiamo di fare all'interno di questo libro è di fornire delle coordinate, cioè fornire quella guida essenziale che possa aiutare le persone ad orientarsi in un argomento che è complesso e che ci riguarda tutti e tutte fin dal principio, perché riguarda i rapporti di potere.
Noi in questo libro scegliamo di farlo con un paio specifico, che è un occhio storico sul potere e su come il potere si articola all'interno della nostra società, e scegliamo di farlo tenendo insieme la storia delle tre organizzazioni criminali, ma anche la storia di chi ha contrastato queste organizzazioni criminali. E non troverete in questo libro testimonianze o punti di vista delle istituzioni, perché di questo sappiamo che c'è già tanto materiale. Quello che troverete in questo libro sono storie di antimafia sociale, sono storie di persone comuni come noi, come voi, che si sono misurate con il contrasto alle organizzazioni criminali, dal loro punto di vista, dal punto di vista di chi viene dalla società civile e quindi ha tutto un altro tipo di approccio rispetto a forze dell'ordine e magistrati. Abbiamo scelto di farlo perché pensiamo sia importante dare degli spunti, degli approcci diversi all'argomento, e che siano degli approcci percorribili per ognuno e per ognuna, e quindi delle storie in cui potersi riconoscere veramente, pienamente. E, detto questo, io non mi dilungherei più di tanto, lascerei la parola a Matteo e a Zeno, ma non prima di aver ringraziato Librosteria, aver ringraziato Cronache Ribelli, Cannibali Re e tutto, diciamo, il percorso editoriale che ci ha portato allo sviluppo di questo libro, Danilo Chirico per la prefazione importantissima che ci ha dedicato, e tutte le persone che hanno contribuito a vario titolo, in vari momenti, a questo progetto che ha una lunga gestazione e che senza di loro non sarebbe stato possibile portare qui. Quindi grazie mille e passo la parola agli altri. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutti, anch'io ovviamente inizio dai ringraziamenti, voglio ringraziare Michele e tutta Librosteria per l'ennesima ospitalità, così come voglio ringraziare Lapsus, non soltanto perché appunto ci ha dato fiducia nel momento in cui ha deciso di proporci questo libro, ma anche per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Io penso che per noi sia importante sottolineare questo, perché questo ragionamento si accompagna anche alla nostra breve ma intensa storia. Noi eravamo qui, insomma, 6 anni fa, c'era Elio accanto a me a presentare il primo Cronache Ribelli, e io a distanza di 6 anni posso sostanzialmente dire che noi abbiamo cercato di tenere fede a quelle che erano le nostre premesse da allora. Noi come Cronache Ribelli continuiamo a fare il nostro lavoro di divulgazione online, soprattutto e attraverso i libri, chiaramente, dal lavoro di divulgazione dedicato alla storia delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e alle loro lotte, e allo stesso tempo continuiamo con il nostro percorso di realtà indipendente e auto-organizzata, una realtà che si fonda su alcuni principi che da allora non sono stati messi in discussione. Il primo di tutti è il rifiuto di ogni modello di distribuzione. Noi siamo una realtà che in 6 anni ha distribuito più di 30.000 libri e lo ha fatto senza scendere a compromessi con nessun tipo di grande colosso della distribuzione editoriale. Noi non siamo in IBS, non siamo in Amazon, non stiamo nelle grandi catene librarie, e abbiamo fatto questa scelta perché noi pensiamo che oltre ai contenuti dei nostri libri anche il nostro percorso editoriale debba avere un certo tipo di significato. Il significato sta nel portare una critica, che ovviamente non è soltanto una critica a parole, ma appunto è una critica anche nei fatti, ha un'editoria che oggi come non mai si fonda soltanto su un'idea molto semplice, che è l'idea del profitto immediato e del profitto a tutti i costi. Questo è un paese in cui ogni anno c'è una enorme sovrapproduzione di libri, questo è un paese in cui si sceglie di dare alle stampe soprattutto libri di influencer, di tiktoker, di personaggi già famosi che hanno una propria fan base e quindi possono vendere libri come vendono le magliette, le scarpe o i beauty case. Questo è un paese in cui con questa idea, cioè con l'idea di costruire pubblicazioni che vengono chiamate instant book, cioè che seguono un rapido
flusso di vendite appunto dettate dalla fama delle persone che firmano questi libri, perché poi ovviamente in molti casi nemmeno li scrivono, ma questo è ancora un altro discorso. Dicevo, questi instant book che si basano pure su fenomeni diciamo che stanno nell'ordine dell'attualità, per esempio, non lo so, c'è la guerra in Ucraina, si fanno centinaia di libri, si producono tutti i libri su questo tema per saturare il mercato e inseguire quella che è il dibattito collettivo. Questa roba è deleteria, perché poi in questo anno, in ogni paese in questo anno vengono date al macero milioni di libri, anche perché lo Stato incentiva questa pratica. E questo tipo di fenomeno è un fenomeno che, per quanto ci riguarda, è un fenomeno preoccupante di cui noi vediamo le conseguenze ogni giorno. È evidente che questa scelta che abbiamo fatto ha questo pilastro, ma neanche altri. Un altro pilastro che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni è stato il pilastro di essere una realtà collettiva. Noi oggi siamo ancora un collettivo, ragioniamo insieme, tutte le nostre pubblicazioni, tutto il nostro lavoro prevede comunque le riunioni in cui ci auto-organizziamo e decidiamo appunto insieme qual è il percorso da intraprendere, perché anche questo pensiamo che sia un valore dentro una società in cui comunque si tendono a costruire modelli economici o sociali soltanto piramidali. Noi pensiamo che riaffermare il fatto che si possa ragionare collettivamente su un progetto sia qualcosa che ha un valore. Questo vale per noi, vale anche per le persone che collaborano con noi, nel senso che comunque chi fa i progetti grafici, chi fa correzione bozze, chi lavora con noi è qualcuno che comunque non soltanto condivide l'approccio ideale al nostro progetto, ma anche una sua libertà, una sua capacità, una sua autonomia di scelta all'interno di questi percorsi che noi portiamo avanti. Dico tutto questo perché per noi è una parte fondamentale del nostro lavoro e è quello che ci caratterizza. Ci caratterizza perché appunto è su di esso che noi fondiamo il senso di aver fatto una casa editrice, altrimenti a un certo punto della nostra storia, quando appunto anche noi avevamo un certo tipo di pubblico e è nata l'esigenza di fare il libro, ci saremmo potuti rivolgere a qualcun altro, che peraltro all'epoca ci aveva anche, insomma, offerto questo tipo di strada. Però è evidente che soprattutto chi viene da un mondo come il nostro, cioè un mondo in cui appunto quello della storia o in generale delle scienze sociali, delle materie umanistiche, quello in cui anche chi fa ricerca da anni, anche chi comunque fa ricerche importanti, molte volte è costretto a pagare, no, per vedere pubblicati i propri libri. Noi abbiamo scelto di dare la possibilità anche a chi non aveva mai scritto un libro, ma aveva scritto qualcosa di importante che secondo noi meritava di essere pubblicato, di vederlo trasformare appunto in un testo. L'abbiamo fatto appunto con gli autori di Ricerche Ribelli, che era una delle nostre collane che ospita dei saggi scientifici, che a partire da quest'anno ha anche un comitato composto da accademici e ricercatori che se ne occupano. L'abbiamo fatto anche con, diciamo, autori singoli. Tutto questo per dire che questo libro nasce dentro questo percorso, nasce dentro un percorso comunque di costruire reti con realtà con cui condividiamo tutto quello che ho detto fino adesso. Lapsus per noi è stata fin dall'inizio una realtà fondamentale. Noi non ci dimentichiamo quanto è stato importante e centrale il loro supporto nel nostro percorso, come non ci dimentichiamo quanto è importante il lavoro che fanno ogni giorno in tutte le loro molteplici attività. E peraltro siamo contenti di aver visto anche una crescita continua in questi anni da questo punto di vista. Quindi quando ci è arrivata questa proposta, e adesso sintetizzo e lascio la parola a Zeno, siamo stati ben contenti realizzare questo libro e di farlo insieme, incrociando un po', come diceva Erika, all'interno del libro anche quelle che sono i nostri due modi di procedere, di fare attività e anche di raccontare. Quindi da un lato ci sono le storie, le nostre storie, le storie brevi di Cronache Ribelli, che in questo caso ovviamente riguardano
donne e uomini che hanno scelto di combattere dal basso le organizzazioni criminali, e dall'altro lato c'è appunto la capacità di sintesi, la capacità analitica che prima descriveva giustamente Erika, di Laboratorio Lapsus, che poi queste storie le inserisce all'interno di un testo che per quanto ci riguarda è molto importante, perché fornisce a chiunque lo prenda in mano degli strumenti di base per analizzare oggi, e ovviamente per analizzare anche la storia delle principali organizzazioni criminali. Dico questo e poi mi taccio, perché comunque intorno alla narrazione del fenomeno criminale, del fenomeno mafioso in particolare, noi sappiamo che si riscontrano tutta una serie di luoghi comuni che in molti casi sono anche pericolosi, perché rischiano poi di compromettere un'azione collettiva efficace nei confronti di questa roba qui. E quindi avere uno strumento che da un lato ti fornisce delle informazioni, ti dà delle chiavi di lettura, ti aiuta a capire come funzionano anche oggi, quando se ne parla meno, le principali organizzazioni criminali di questo paese, è importante, e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo libro. Quindi io vi ringrazio anche ancora anche per l'attenzione, per la presenza questa sera, che come diceva Michele era tutto tranne che scontata per tutta una serie di coincidenze poco favorevoli, ma siamo molto contenti di essere qui, siamo molto contenti di poter continuare a raccontare questa storia insieme a voi. Grazie. Buonasera a tutti e tutti. A me tocca invece raccontare proprio il libro, proprio nello specifico, e come abbia lavorato. Allora, innanzitutto ci tengo a dire che questo qua non è un lavoro di ricerca nello specifico, nel senso, quando si fa ricerca storica si vanno a vedere i documenti, si va in archivio, si va direttamente alle fonti principali. In questo caso invece noi non l'abbiamo fatto, questo è un lavoro che è propriamente di divulgazione. Quindi abbiamo acceduto quante le fonti secondarie, il lavoro che storici e non solo storici avevano già fatto. Perché? Perché questo qua è un tema che, nonostante l'abbiamo sintetizzato in poco più di 200 pagine, poi insomma voi lettori, lettrici ci direte come è venuto, è un tema estremamente complesso. Io ci tengo a dire, non abbiamo mai trovato un libro, non abbiamo mai trovato un lavoro che cerchi di sintetizzare e di portare avanti la storia di tutte le principali organizzazioni criminali mafiose in Italia. Questo è un libro in cui soltanto uno è analogo, scritto da un famosissimo storico, il più importante storico di Andrangheta che ci sia, Enzo Ciconte, che ha fatto effettivamente un libro, ma tiene un'impostazione completamente differente da quella che abbiamo usato noi, che è in ordine cronologico. C'è poi un altro fattore importante, per questo dico non ci siamo rivolti soltanto a lavori di storici, ma anche di altre professioni di antropologi, di sociologi, economisti, perché tutta quanta la prima parte del libro, quella introduttiva, mira a cercare di spiegare che cos'è effettivamente una mafia. Non è una cosa così banale, le mafie sono tante, in Italia però si tende a utilizzare convenzionalmente soltanto tre. Cosa Nostra, quella che era una volta la vera e propria mafia, ma dato che la parola mafia è iniziato a utilizzare è diventata una parola cappello per andare a indicare qualsiasi tipo di organizzazione criminale mafiosa, si è scelto di non usarla più. Adesso se si vuole rivolgere alla cosiddetta mafia siciliana, si parla di Cosa Nostra. L'Andrangheta e la Camorra, perché tutte e tre preesistono dallo Stato unitario, abbiamo evidenze che esistono da prima dell'Unità d'Italia, e tutte e tre esistono tuttora. Nessun'altra organizzazione criminale italiana mafiosa ha resistito così tanto alla prova del tempo. Un'altra celebre che ha citato prima Erika, ad esempio la Sacra Corona Unita, è nata intorno agli anni 80 e si suppone che non esista più. C'è un altro tema che rende particolarmente difficile in questo caso il lavoro degli storici che lavorano sulla mafia, che sta il fatto che la mafia è un'organizzazione segreta. Questa cosa qua non è, per quanto scontata, rende il lavoro degli storici incredibilmente difficile, nel senso che i mafiosi non ti vengono a dire che sono mafiosi, i mafiosi non ti vengono a dire quali sono i traffici che stanno facendo. Di conseguenza, quasi tutte quante le fonti, è veramente raro che le fonti siano i mafiosi stessi.
è molto più comune che le fonti siano il lavoro di contrasto che è stato fatto dalla magistratura o il lavoro di attivismo che hanno fatto le persone che si sono sempre occupati di antimafia. E questa cosa diventa particolarmente evidente poi, questo buco, diciamo, degli studiosi, quando si va a parlare di antimafia, in particolare di antimafia sociale. Può sembrare incredibile, ma i lavori organici che si occupano di una storia dell'antimafia di fatto non esistono. Sono pochissimi, si occupa magari soltanto di alcune organizzazioni in specifico. I lavori più importanti sono ad esempio quello di Santino, che fa una bellissima storia dell'antimafia sociale, ma si occupa principalmente di Cosa Nostra e prevalentemente della fine 800, primi del 900. E questa cosa qua poi si riverbera nel nostro libro. Inizialmente la nostra scelta era quella di fare una storia della mafia e una storia dell'antimafia, ma la storia dell'antimafia di fatto non è possibile farla. Questo perché non esistono lavori organici in cui anche di secondo livello ci si può riprendere. Abbiamo quindi deciso, cioè in corso d'opera, diciamo, il taglio è diventato quello di fare storie di antimafia sociale. E, il senso soprattutto dell'antimafia sociale. I Rigatero l'hanno già anticipato, però io ci tengo a citare un fatto che diciamo anche nella nostra introduzione del libro. Anni fa, mentre portavamo in giro la nostra mostra, siamo andati in un paese della periferia di Milano, noto per avere una buona storia con la criminalità organizzata mafiosa. E, in questo frangente qua abbiamo lavorato con dei giovani di una scuola che aveva all'interno di questa scuola presenze di giovani mafiosi, figli di boss locali. E, in questo frangente però diventa proprio plastico, diventa incredibilmente evidente come andare a parlare di antimafia, come molto spesso viene fatto, con un taglio prettamente costruito sulla legalità, diventi estremamente carente. Quando si va in alcune periferie, e intendo periferie in questo caso come quei luoghi in cui mancano i servizi, non una distanza geografica dal centro, quando si va in periferie, quando l'istruzione scarseggia, quando le condizioni sociali e culturali magari delle famiglie cioè, ci sono molti livelli di lettura di complessità come povertà educativa, povertà economica, complicazioni varie, lo sa chiunque, la delinquenza, quella che viene definita delinquenza, aumenta, incrementa, per forza di cose, è naturale che sia così. E in quei contesti lì, andare a porsi come seguire la legge è giusto, chi non segue la legge sbaglia, chi non segue la legge quindi sono i mafiosi, si va a creare una distinzione tra bene e male, una dicotomia, in cui immediatamente si portano interi segmenti di popolazione a sentire di appartenere all'altra parte, alla parte di chi la legge non la rispetta, alla parte quindi di chi è vicino alla mafia. E questo discorso qua lo si va a fare però proprio nei contesti in cui un lavoro educativo, un lavoro antimafia, va fatto, è importante che venga fatto. Quindi per questo, è anche per questo che ci siamo tanto concentrare sulle storie di antimafia sociale, perché sono quelle che, più di tutte, come diceva proprio Erika prima, rappresenta proprio letteralmente il vicino di casa. Andare in quei contesti lì, come quello che ho appena citato, citare giudici, magari molto importanti, che hanno fatto un grandissimo lavoro, come Falcone e Rossellino, ma sono incredibilmente distanti dalle realtà con cui si sta parlando, sono quasi incomprensibili. E non solo, spesso e volentieri le persone che si portano sono anche morte ammazzate però. Quindi questi tipologie di esempi qua, secondo noi, non funzionano. È veramente difficile da riassumere questo libro, ma insomma provo a dare questo taglio, nel senso che come qualsiasi fenomeno storico, anche la storia della mafia è fatta di continuità e di rotture. Le continuità sono tantissime, altrimenti non parleremo di processi che durano da così tanto tempo. Alcune continuità sono fondative proprio, dicevo prima che cos'è mafia. Le mafie utilizzano quello che gli studiosi chiamano vincolo coercitivo, ovvero il patto di sangue. Quello che lega gli affiliati alle mafie per la vita e per la morte. Perché è importante questa cosa? Perché sono molto rari gli esempi di mafiosi che sono andati in pensione, in pacifica pensione. Tendenzialmente chi è mafioso rimane per tutta la vita. E,
Il vincolo concettivo però per i mafiosi ha una funzione importantissima, serve a dividersi, a separarsi dalla società, a dare un'idea di potenza, la potenza della segretezza in questo caso. Non è un caso infatti che Antonino Calderone, un celebre boss di Cosa Nostra, fa il maxi processo, quello storico, quello che tutti quanti ricordiamo di Franco Rosellino, disse: mi scuserete di questa differenza che io faccio fare fra mafia e delinquenza comune, ma ci tengo. Tutti i mafiosi ci tengono. È importante. Noi altri siamo mafiosi, gli altri sono uomini qualsiasi. Questa tipologia di citazioni si trovano costantemente nelle storie dei mafiosi, che ci tengono proprio a dire, è anche citato poi da Sciascia nel suo celebre libro Gli uomini, mezz'uomini, perché ci tengono proprio questa dimensione segreta del vincolo percettivo, tende proprio a separarsi e a considerarsi speciali. C'è poi un ordine gerarchico molto preciso. I mafiosi, nel momento in cui entrano, vengono investiti dal potere. E si torna a quanto dicevo del potere prima, Erika, perché non soltanto devono obbedire alle regole e agli ordini che vengono imposti dall'alto, pena, addirittura si arriva fino alla morte, ma nell'essere investiti da questo potere sanno che hanno le spalle coperte da una società, comunque con un suo discreto peso, e che si organizza anche per mantenere questo peso. Impone la verità, che considera un valore, si organizza per far sì che chi va in carcere venga mantenuto, vengano mantenuti i familiari, e questa cosa qua è un altro degli elementi che dà potere alle organizzazioni mafiose. Le famiglie, in questo caso, le famiglie vere e proprie, insomma, inizialmente tutti, rispondono molto bene a questo tipo di struttura. Questo è anche uno dei motivi per cui spesso i clan mafiosi sono organizzati intorno alle famiglie. L'andrangheta in particolare, perché ha una particolarità l'andrangheta, che l'ha resa nel tempo quella che attualmente è considerata la mafia di maggior successo, il fatto che ci si possa affiliare soltanto se si ha un legame di sangue. I membri delle Ndrine, i membri dell'andrangheta, sono solo ed esclusivamente parenti. E questo però come si fa quindi di conseguenza a sancire delle alleanze o a diventare quindi persona dell'andrangheta? Con i matrimoni. Questo è uno degli elementi di continuità che tra l'altro può anche ricordare un pochino i meccanismi che ha sempre avuto la nobiltà. I matrimoni che possono essere combinati. L'andrangheta però fa scegliere ai propri figli e le figlie se diventare mafiosi, perché tendenzialmente è vietato far affiliare un andranghetista prima dei 14 anni. A differenza magari di altre mafie, tipo la Sacca Comunita, che però appunto non ha retto la prova del tempo, che affiliava già invece bambini giovanissimi, 4-5 anni. Il battesimo lo fanno in fasce. Il battesimo lo fanno in fasce per diventare un andranghetista a 14 anni. Cosa Nostra è molto, molto più là. Sono noti molte persone, anche i boss di Cosa Nostra molto importanti, intorno ai 30 anni di solito vengono affiliati. Perché sono bambini e quindi non possono agire in maniera criminale. Esatto, non possono essere uomini di loro perché non possono sceglierlo. Il figlio dell'affiliato ovviamente è coperto. Si dà per scontato che questa persona entri, però gli viene concessa la libertà di scegliere a 14 anni. Questa è una crateria dimostrato che il boss di una linea che già deciso non fare. Nasce duro, cosa diventerà? Sì, 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 sì. A capo di una famiglia e quindi per forza deve fare. Sì, 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 ci arriveremo. Ma infatti la scelta, forse non si è capito, non è tanto una scelta, però viene mantenuta la dimensione simbolica. Altro legame è quello con la terra. Tutte quante le organizzazioni mafiose tengono ad avere un fortissimo legame con la terra d'appartenenza. Il pizzo infatti non è soltanto uno strumento di controllo sociale, non è soltanto uno strumento di arricchimento, ma è soprattutto e principalmente un meccanismo di controllo del territorio. Il legame col territorio è fondamentale, tant'è che sono tantissimi gli esempi di cosche, andrine o clan camorristici che nel momento in cui si allargavano, cioè si espandevano fuori dai loro territori,
diventava fondamentale per loro stabilire prima un controllo del territorio. E sono tanti gli esempi di fallimenti che senza controllo, cioè, che senza controllo del territorio hanno poi fallito nel radicarsi in quel contesto. Ad esempio i Piromalli, un famosissimo clan dell'Andrangheta, celebre, fin dagli anni 60 controllava in particolare tutto quanto il mercato ortofrutticolo e in particolare la vendita dell'olio d'oliva. E, in quel periodo lì, negli anni 60, diciamo, l'Andrangheta a Gioia Tauro, questo clan Piromalli cresce e si fa notare da un momo, Girolamo Piromalli, clan, cioè boss che diventerà potentissimo, e attirerà anche tantissime attenzioni, qua si torna al tema dell'antimafia. I militanti del Partito Comunista la noteranno questa cosa. Già nel 73 si organizzano manifestazioni antimafia a Gioia Tauro e andranno sotto, i militanti del PC andranno sotto a casa di Piromalli gridando Piromalli fuori dalla piana. E, il PC, che durante gli anni 70 abbiamo dedicato un intero pezzo al PC calabrese negli anni 70, pagherà tra l'altro un importante tributo di sangue perché saranno tanti militanti uccisi dalla Andrangheta, ci vede bene perché tenta di contrastare l'espansione dell'Andrangheta, cercando di mantenere un certo controllo del territorio, che vede tutti quanti gli investimenti per il sud invece un contraltare, in quanto la Democrazia Cristiana in quel periodo investe ampiamente in Calabria, in particolare a Gioia Tauro, quando si deciderà l'apertura del quinto impianto siderurgico che non entrerà mai in funzione. Il governo fa espropriare 1.000 ettari di aranceti, c'è una protesta ovviamente, ma le fa espropriare per edificare questo centro siderurgico e alla posa della prima pietra parteciperà Giulio Andreotti. All'epoca era ministro delle finanze, mi sembra, ministro del bilancio, scusate. E Giulio Andreotti poi cosa fa dopo questa cosa? Va all'hotel delle persone importanti del posto, quindi andrà all'hotel dei Piromalli, Gioachino Piromalli, nipote del boss Don Mommo, lo accoglierà e gli servirà lo zucchero nel caffè. Questo Gioachino Piromalli però contemporaneamente, qua ci avviciniamo invece a una delle rotture della storia, intratteneva anche i manager del consorzio Cogitau, che era quello che andava a edificare il centro siderurgico. Come gestiscono questa cosa qua l'Andrangheta e perché fanno un salto in questo caso? Perché una rottura? Perché l'Andrangheta inizialmente non entrava in questa tipologia di affari, ma negli anni 60, quando l'Autostrada del Sole viene completata, cioè si vorrebbe completarla andando a edificare la Salerno-Reggio Calabria, gli imprenditori del nord, questo è un falso mito che ci tengo a sfatare, sono gli imprenditori del nord che si recano in Sud Italia cercando le organizzazioni mafiose in modo da chiedergli protezione, ma diventa un modo per spaltirsi dagli appalti. Gli appalti che però vengono ancora gestiti dalle industrie del nord in quella fase lì. Mentre invece con l'edificazione del centro siderurgico, gli andranghetisti entrano direttamente. Qua è infatti il periodo degli anni 60-70 uno sconvolgimento in quanto al mondo delle organizzazioni criminali, dell'andrangheta anche, e vanno proprio loro a creare alcune aziende e a mettersi d'accordo con gli imprenditori per un'edificazione congiunta. Questa cosa qua ci tengo a raccontarla perché troppo spesso viene raccontato che le mafie sono quel soggetto che entra nella società e corrompe la società civile. Si tende troppo spesso invece a tacere tutta quella dimensione in cui invece sono proprio gli imprenditori, sono le persone che lavorano, che cercano e che fanno affari quindi con queste organizzazioni mafiose, che da sempre si sono poste principalmente come soggetti che offrono servizi. Spero che si capisca bene nel nostro libro come con l'andare avanti delle legislazioni, col cambiare delle legislazioni, ma qui sono sempre stati molto bravi a inserirsi in tutti quanti quei frangenti dove le legislazioni creavano la possibilità di fare affari nuovi.
un esempio classico è quello dei rifiuti, con tutta la deindustrializzazione si inizia a presentare tutto il tema del costo ecologico, deindustrializzare, ma in generale anche con una nuova sensibilità ecologica al fatto che bisogna stare attenti ai rifiuti, e saranno i mafiosi che quindi si offriranno di dire che li smaltiamo noi i rifiuti. Invece, tornando alla continuità, c'è un'altra particolarità che ricorda le famiglie aristocratiche, che ho citato, quello dei matrimoni combinati. Sempre in quel periodo lì, infatti, i romani attenzionano, si mettono vicini a un clan che sta emergendo fortissimo, l'Andrangheta, che si chiama di De Stefano, l'Andrina di De Stefano, perché l'Andrina di De Stefano, come un film di Ford Coppola, vede il traffico della droga che sta emergendo e vorrebbe lanciarsi. Ma due dei tre clan più potenti dell'Andrangheta in quel periodo non sono particolarmente d'accordo. I piromani invece saranno d'accordo. E sarà proprio il matrimonio della figlia di Piromalli che si cercheranno di tacere queste tensioni, di trovare un nuovo accordo. Un nuovo accordo non si troverà, e quella sarà la prima guerra della 'Ndrangheta, che fa circa 1000 morti, mi sembra. Quando è che si sancirà la pace? Quando al matrimonio di Tripodo, un altro uomo della 'Ndrangheta potente, e quello sarà il momento in cui si troverà la pace, la guerra verrà fermata, dove emergeranno vittoriosi di Stefano. C'è poi un altro traffico interessante che diventa a questo punto una continuità, che è quando viene edificato il porto di Gioia Tauro. In questo caso, di nuovo, Angelo Ravano, imprenditore genovese, vede la zona di Gioia Tauro e ha l'intuizione che il fatto che se si va a costruire un porto è un ottimo luogo per un porto, e immediatamente si metterà d'accordo con i piromani. Contemporaneamente però tratterà col governo per avere quello spazio lì, per far sì che verrà fatto l'oramai famosissimo porto, il principale porto italiano, forse il principale. Qua succede però un disguido: Angelo Ravano muore e l'Andrangheta, il clan dei Piromalli, anzi in particolare l'azienda dei Piromalli, non è sicura che l'azienda milanese continui a tenere la relazione, e quindi manderanno un loro emissario che dirà all'azienda milanese: noi siamo là, viviamo là, abbiamo il passato, il presente e il futuro. Questa minaccia così poetica farà sì che poi rimangano. Tuttora l'Andrina dei Piromalli è una di quelle che controlla il porto di Gioia Tauro. Le continuità rimangono perché, ad esempio, il pizzo adesso lo chiedono a molte più persone rispetto a una volta, ma chiedono rispetto al passato un importo più basso. Questo per mantenere sotto il controllo del territorio, ma mantenere allo stesso tempo gli stessi incassi. Allo stesso tempo le rotture vanno avanti perché i traffici nel tempo sono aumentati. Ho citato prima quello dei rifiuti, ma c'è quello poi dei videopoker, tutto il tema del traffico del gioco d'azzardo, del traffico legato al gioco d'azzardo, legato al videoslot, lo sappiamo anche nel libro. E c'è quello del business dell'intrattenimento serale. E non è un caso, infatti, che settimana scorsa la magistratura ha chiuso 6 locali qua a Milano, 4 nel quartiere Isola, 3 tra l'altro al mercato comunale del quartiere Isola, e arrestato Agostino Cappellaccio, e la magistratura è convinta che sia l'uomo dei piromani qua a Milano. Quello che gli è venuto non so buone. No, in carcere, cosa? No, perché un avvocato legato alla mafia è stato arrestato e gli è venuto. Successo. Io ovviamente mi trovo d'accordo con la sintesi che ha fatto Zeno, che ha raccontato insomma una buona parte dello schema con cui ho organizzato questo libro. Mi sento di aggiungere soltanto di approfondire un po' il tema appunto dell'antimafia sociale che abbiamo trattato attraverso le storie.
qual è un po' la differenza dal nostro punto di vista dell'antimafia istituzionale e dell'antimafia sociale, e cosa ci fa vedere l'antimafia sociale rispetto all'antimafia istituzionale? No, le istituzioni, lo sappiamo, Zeno neanche un attimo parlato nel momento in cui ha citato un personaggio molto importante, insomma, della storia politica di questo paese, Giulio Andreotti, sono quelle che poi operano con due braccia, perché da una parte ti dicono che la mafia la reprimiamo, però dall'altra poi sono anche quelli che ci hanno determinati rapporti con le organizzazioni criminali, che sono anche soggetti che molto spesso sul territorio, per esempio, organizzano il voto e quindi permettono, no? L'abbiamo visto costantemente in questi anni, recentemente è successo nuovamente come appunto la criminalità, sia quella comune ma ancora di più quella organizzata, abbia una capacità forte di indirizzo del voto in determinati contesti territoriali. D'altra parte invece i personaggi, le donne, gli uomini che raccontiamo nelle storie di antimafia sociale ci fanno vedere un altro aspetto di questa battaglia, che però è un aspetto che per quanto ci riguarda ci aiuta anche a comprendere quali sono poi gli interessi in cui, come giustamente dicevi tu Zeno, si incrociano gli spazi in cui si incrociano gli interessi delle organizzazioni criminali e di altre componenti della società che normalmente non vengono giudicate come componenti criminali. Cioè, perché vengono uccisi questi uomini, queste donne, oppure perché diciamo la loro battaglia diventa una battaglia che li porta a rischiare anche la vita? Li porta a rischiare la vita perché vanno a colpire una serie di interessi sul territorio all'interno dei quali le organizzazioni criminali hanno un po' quello schema che tu descrivevi prima, cioè quella di offrire un servizio. Se noi vediamo la maggior parte dei personaggi che noi raccontiamo in questo libro, sono personaggi che chiaramente appartengono al mondo delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni branciantili, che all'interno del territorio svolgono una funzione importante, che è quella di portare avanti un conflitto sociale di cui la mafia è il primo nemico. Perché poi anche questo è un tema che attraverso questo libro noi cerchiamo di raccontare. Cioè la mafia comunque è giustamente veniva detto, un'organizzazione privatistica, ma di natura profondamente conservatrice, e proprio in questo suo diciamo in questa sua essenza originaria che essa incontra alcuni componenti della società. Quando noi andiamo a vedere storie come quelle di Placido Rizzotto, oppure storie di altri sindacalisti, Matteo Aceto, persone che hanno fatto occupazioni delle terre in Sicilia e in Calabria, noi vediamo che sì, la mano che uccide queste persone, che comunque prima di uccidere le minaccia o cerca di porre un freno alla loro lotta, è la mano dell'organizzazione mafiosa, ma poi alle spalle ci sta qualcos'altro, no? Ci stanno molto spesso i latifondisti, ci stanno quegli interessi agrari che per tanto tempo hanno condizionato la storia di questi territori. Non è un caso che in Calabria noi abbiamo raccontato per esempio storie di località in cui il possesso della terra è una prerogativa di poche famiglie che la gestiscono da tanto tempo all'interno di un sistema che ancora nel dopoguerra tende a somigliare a un sistema di tipo feudale, all'interno del quale le masse popolari e i lavoratori non hanno nessun tipo di voce in capitolo. Ecco che quindi questi uomini e queste donne che dicevano fatto antimafia l'hanno fatta all'interno di questo percorso, quindi di conflitto sociale, di rivendicazione della terra, come l'hanno fatta all'interno per esempio percorsi di rinnovamento culturale. Noi in questo libro raccontiamo la storia per esempio anche di alcune donne e di alcuni uomini che hanno rotto con le tradizioni patriarcali che anch'esse fanno parte, no, di quella mentalità o di quell'ethos mafioso che determinate organizzazioni rivendicano. Motivo per cui a volte, come purtroppo accaduto, si può morire anche perché non si uccide la propria moglie nel momento in cui si scopre che ha tradito, e se la propria moglie appartiene o comunque
vive in un determinato contesto, non punirla per questo tradimento, ma anzi addirittura perdonarla, diventa qualcosa che è punibile con la morte. Questa roba qui è una roba importante, perché va a coprire dal nostro punto di vista uno spazio di lotta alle organizzazioni mafiose di cui molto spesso non parliamo, che è quello che Zeno citava poi all'inizio, quando parlava ovviamente di come in determinati contesti certi fenomeni si vadano ad ampliare e a costruire. Cioè una lotta che non è soltanto mera repressione, che sostanzialmente ha già dimostrato di essere in molti casi fallimentare, perché se siamo ancora qui oggi e parliamo di questa roba qui, e la 'Ndrangheta è una tra le più potenti, ricche organizzazioni criminali al mondo, significa che il sistema repressivo da solo non funziona, ma è tutto un altro tipo di lotta, che è una lotta chiaramente sociale, che è una lotta di tipo culturale, che è una lotta anche di tipo materiale, che è quella che sostanzialmente lo Stato, dal nostro punto di vista, non ha mai fatto e continua purtroppo a non fare, lasciando un terreno ovviamente fertile per l'espansione di determinati fenomeni, che non è, e questo è importante dirlo, solo il terreno originale delle organizzazioni criminali, perché tu hai citato giustamente un caso avvenuto qua pochi giorni fa, e anche io, che vengo da una regione come l'Umbria, che sicuramente non è il crocevia dei maggiori interessi, vi posso dire che ci sono stati numerose inchieste, processi e eventi che hanno dimostrato come anche il nostro territorio sia stato profondamente inquinato dalla presenza di organizzazioni criminali di importanza nazionale e internazionale. Quindi questo è un fenomeno che ci deve interessare tutti, e una prospettiva giusta di questo libro è anche questa, cioè non racchiudere il fenomeno dentro un contesto chiuso, dentro un contesto territoriale, non cercare di dare anche spiegazioni che a volte sfociano direi quasi no, in prospettive razziste, perché poi si vuole far credere che queste organizzazioni criminali, che ripeto ormai hanno interessi globali, appunto pensiamo alla 'Ndrangheta, funzionino soltanto in determinate zone, in determinati contesti. In realtà purtroppo non è così, resta forte, come vi ho detto, il legame sicuramente col territorio d'origine, ma d'altra parte c'è anche la capacità di diventare soggetti di crimine globale, e anche di in questo percorso che giustamente veniva sottolineato di rotture e continuum, di riorganizzarsi, di farlo anche in maniera molto rapida, molto più rapida di quanto a volte noi pensiamo e di quanto le istituzioni fanno d'altro canto per combattere questi fenomeni. Però mi sento di dire che appunto questo libro ha questa capacità, che è anche quella di tenere insieme questi tipi di prospettive, che tutti insieme vanno a costruire un quadro che, come dicevo all'inizio, ci dà gli strumenti necessari ad analizzare questi tipi di fenomeni qui. Ecco. Sì, io ci tengo anche ad aggiungere, come proprio sul discorso invece dello Stato, di come ha represso il fenomeno mafioso nel tempo. E questo tra l'altro lo scrive proprio la Commissione Antimafia nel 93, e si permette di scrivere nel 93 non a caso, sono morti Falcone e Borsellino. Quasi tutte quante le più importanti misure che lo Stato ha preso dopo, cioè che ha preso contro la mafia, sono state dopo i cosiddetti omicidi eccellenti, cioè quando erano uomini delle istituzioni importanti che venivano ammazzati dai mafiosi, in quella che gli storici e gli studiosi del tema, ma anche la stessa Commissione Antimafia, chiama la coabitazione. Quindi tutto quel fenomeno secondo cui c'è un lasciar fare e ogni tanto anche un accordo. Nel libro lo vediamo, come anche uno dei motivi per cui Cosa Nostra viene colpita così duramente nei primi 90 è perché cade il muro di Berlino, e Cosa Nostra aveva avuto una funzione anticomunista. Ovviamente non si parla di funzioni esplicite, non è che si parla di servizi segreti che vanno a dire ai mafiosi voi adesso siete anticomunisti,
però è tutto un lasciar fare, tutto un sapere che gli altri contengono e quindi in qualche maniera io garantisco determinate cose. Nel momento in cui questo dialogo tra i due, che appunto non è un dialogo magari parlato, viene intaccato in qualche modo, allora magari i mafiosi mandano un messaggio. Che messaggio mandano i mafiosi? Fanno fuori una persona importante. Ad esempio, sono tanti coloro che dicono che il generale della Chiesa sia stato ucciso non tanto perché era lui che stava dando particolari problemi con le sue inchieste, quanto il fatto che era un uomo molto importante, si dovesse mandare un messaggio molto preciso alla Democrazia Cristiana, insomma, il partito di governo di quel periodo, che non stava rispettando determinati accordi, che non si stava comportando in maniera corretta. Ecco, sono tanti temi che affrontiamo in questo libro, sono un poco più di 200 pagine, quindi mi rendo conto che sia molto concentrato, ma appunto il tema è che c'è tanto da dire. Quando dicevo all'inizio è molto vasto, molto complesso, si rifà anche a tutte queste cose che vi ho cercato un attimino di dire io, Matteo ed Erika oggi. Però appunto il tema della coabitazione, il fatto che i mafiosi esistano e siano tali solo quando c'è un rapporto col potere. Non esistono mafiosi che non siamo, ad esempio, come potrebbe essere in altri contesti in cui lo Stato non ha il controllo del territorio, che è in Europa sostanzialmente. Insomma, fare degli esempi super inflazionati tipo in alcuni contesti del centro Sud America, dove i mafiosi riescono militarmente, proprio, cioè i mafiosi, i narcos, comunque i gruppi criminali che ci sono lì, riescono militarmente a ritagliarsi lo spazio di agibilità, nel senso che lo Stato perde letteralmente il controllo del territorio e non è in grado più di imporlo con il monopolio della violenza. Nel nostro caso invece il discorso è diverso, un discorso proprio di coabitazione, di tolleranza verso il fenomeno, che si decide appunto di ignorare prima le mani. Quindi la 'Ndrangheta, nel momento in cui Cosa Nostra subisce una bella mazzata per il maxi processo, è il momento in cui riesce ad avere quello slancio di traffici per cui diventa una delle mafie più, attualmente una delle mafie più importanti del mondo. Allo stesso tempo però è anche vero che vengono contrastate. Camorra e Cosa Nostra in particolare nel tempo non sono più forti come in passato, comunque hanno subito importanti contrazioni, date da motivi interni, date da motivi esterni, ma così è, perché un'altra cosa che non bisogna mai ricordarsi è che sono organizzazioni fatte da esseri umani. Quel senso di onnipotenza è parte della divulgazione mafiosa, è parte proprio della loro dimensione di segretezza, di potere che cercano di veicolare, ma così non è. Allora, premetto che io non ho studiato per tanti anni, ma quindi è molto specifica. Una lacuna degli studi italiani, non internazionali, ma perché noi siamo degli stereotipi, ancora la mafia come residuo del latifondo, eccetera, eccetera. Quando per esempio la scuola palermitana di Lupa ha dimostrato che giusto nel latifondo in Sicilia non c'è la mafia, o almeno non si sviluppa la mafia potente, ma si sviluppa nella Concadora a Palermo, dove il terreno è tutto frammentato, no? In piccole parti. Però una cosa importante a livello proprio internazionale, se vogliamo guardare le mafie, è lo sviluppo nelle carceri, ed è una grande lacuna di tutti gli studi. Nelle carceri non parliamo mai. E vi porto un dato, andate a leggere gli archivi di Repubblica durante le stragi di Falcone e Borsellino. I mafiosi sapevano benissimo che sarebbero scoppiati in aria, soprattutto a Falcone. E arriva la cassa di champagne pronta, non mi ricordo, credo che sia Bolzoni a fare queste, che era ancora giovane all'epoca, a fare queste scritte, no? Cioè, in carcere, come non a caso Berlusconi fa 61 a 0, in Sicilia si candida. Cioè, bisogna dire Berlusconi, Mangano, eccetera, eccetera. E l'ordine arriva dal carcere. La mafia brasiliana, che è una delle più potenti del Sud America, domina il carcere. Quando tu mi hai fatto il discorso del Pentidoro, non mi ricordo chi, Calderone mi pare, che è l'elite della mafia, perché l'altra è di serie B e manovalanza. Ci sono teorie americane di criminologi molto importanti che
quindi dicono come praticamente la mafia, controllando il carcere fin dall'inizio della criminalità, perché il ladruce preventiva di andare in carcere, lo sa che verrà preso dalla polizia e dovrà fare i conti con chi è a capo della criminalità. Se tu andiamo alle origini, i mafiosi della Vicaria, dove c'è per la prima volta mafiosi lì, nel 1863, perché prima era detta Camorra siciliana, la mafia, vabbè, quella è un grande purtroppo i storici etnici non li conoscono, pre-unità, hanno sempre studiato la mafia da post-unità. Sto partendo da questa concezione con lo Stato unitario, da pregiudizi storici. Il carcere, volevo sapere, il carcere è una dimensione che viene toccata in questo contesto, cioè si occupa anche di questa lacuna, proprio che interseca tutti gli studi, sociologia, antropologia, storici, che si occupano solo della mafia. Al massimo, Lupo è il primo fa il fascismo, però prima del unità c'è posto. Ma allora, prima dell'unità in generale trattiamo poco anche noi, ma per quanto dicevo all'inizio, noi ci siamo, il nostro non è un lavoro di ricerca, è un lavoro di divulgazione costruito su fonti già fatte. Di carcere qualcosina diciamo, soprattutto dell'importanza che ha avuto nella componente fondativa. Questa è una cosa che Lupo dice, per chi non conoscesse, Salvatore Lupo è forse il più importante storico attualmente di Cosa Nostra che ci sia in Italia. E quindi sul tuo ruolo che ha avuto nelle carceri, in particolare per tutta quella dimensione che i mafiosi sembra che vadano, è una delle teorie più accreditate, perché appunto qua evidenze particolari non ci sono, sembra che prendano dalla massoneria, da tutti quanti i gruppi carbonari che sono in carcere in quel periodo, nel periodo premitario e unitario, prendano alcune delle loro dimensioni legate a tutta la componente rituale, alla componente di segretezza, e queste cose qua. Se ne parla poi magari in altre occasioni eclatanti, tipo ad esempio gli ordini che dà il futuro del carcere o altri episodi del genere, però una riflessione come la intendi tu sul carcere nel libro direi che manca. No, sì, manca sicuramente. Però lo spunto è assolutamente interessante. Cioè, fatto una tesi di laurea. Per quanto riguarda la camorra, trovi un po' di informazioni rispetto sia... Allora, vi do una news, inedita. No, va bene, inedita no, perché c'è uno scritto francese. Basta, perché l'Italia non è conta la cosa. La mafia si chiamava Camorra. Sì. Questo lo diciamo nel libro. No, il nome è mafia, Camorra... c'è tutta una circolarità di nomi. È un'invenzione dei politici post Randazzo, di quelli che stanno tutto a Randazzo, il nostro capo e lì la confusione tra distinguere tra mafia e camorra. Camorra è napoletana, mafia, ma inizialmente se andiamo a vedere gli attivi della polizia, perché lì le carte sono basta metterci dentro, o anche del viceré Caracciolo, sono tutti camorristi. Quando la camorra è qua, il mito osso mastrosso e calcagnosso dell'Andrangheta, che si riferisce a Favignano, ma Favignano è un bagno penale, dove vengono rinchiusi i mafiosi e i cartonari. La cartoneria è una spaccatura che avviene tra la massoneria meridionale e quella settentrionale. Perché bisognava aprire al popolo e quindi tre gradi bastano. Ecco come nasce la carboneria. Ma questo siamo nel 28, perché c'è tutta la rivoluzione. In Sicilia ce ne sono 5 rivoluzioni. Perché c'è 37, 48 con la peste, 48, 57 con 20 regni e 60 con territorio. E sono tutte Avignana, iniziano negli anni già 30 essere espulsi. Questo anche la zio di Napoli, in particolare,
C'è uno studio, c'è una giovane dottorato che ha fatto una bellissima tesi sui primi gruppi camorristi a Napoli. Si sorprese che i primi camorristi sono siciliani, più che napoletani. La Camorra è sicura, non è napoletana. Direi che se qualcun altro vuole intervenire, ovviamente per quanto riguarda questo discorso, sicuramente come diceva Zeno, non è essendo il libro di sintesi, chiaramente non c'è un approfondimento su questo, anche se sicuramente l'organizzazione della nuova Camorra organizzata viene spiegato qual è il ruolo fondamentale del carcere nell'affiliazione e nell'organizzazione. Però ecco, ovviamente è un tema importante che sicuramente merita un approfondimento a sé stante, sostanzialmente. Prego. Io volevo fare una domanda che vorrebbe porsi come non di parte, ma è assolutamente di parte. Okay. Voglio sembrare meschino. Però quando parlate giustamente di queste congregazioni criminali, e sottolineate lo aspetto conservatore, i matrimoni e il resto, quindi vuol dire che la Chiesa ha preso in tutto questo. Cioè, adesso faccio una domanda di una stupidità incredibile, ma se due grandi famiglie andranghetiste si unissero in matrimonio e quella figura religiosa si opponesse, avrebbe un ruolo, tra virgolette, antimafia. Ma questo fa parte di un sistema culturale nel quale anche il dato ecclesiastico è coinvolto. Io ho fatto la battuta sul battesimo e nessuno l'ha colta. Non voglio dire niente, non c'entro nulla. Ma lui è la stessa domanda. Diciamo che paradossalmente noi nel libro raccontiamo anche storie di personaggi clericali, insomma, antimafia sostanzialmente, perché ce ne sono stati, e chiaramente Don Pino Puglisi in particolare, ma è ovvio che come avviene in vari fenomeni sociali, anche la Chiesa, che è una grande organizzazione, molto spesso c'è persone che all'interno si comportano in modi completamente diversi. Spesso insomma la base a volte si comporta in modo diverso rispetto ai vertici. Sicuramente ci sono dei valori, diciamo, a cui le organizzazioni si richiamano, che possono trovare un loro appiglio dentro determinati dentro determinate prospettive religiose. Però d'altro canto non mi sentirei da questo punto di vista di dare una risposta precisa a questa domanda. Cioè io credo che alla fine un prete che celebra il matrimonio poi lo trovano tutti, l'hanno trovato i camorristi rivoluzionari, l'hanno trovato, quindi non credo che credo che quella fosse più un'occasione all'interno della quale fare un summit tra virgolette, piuttosto che non sarebbe comunque stato interrotto da un prete che decideva di non celebrare quel matrimonio. Ecco. Diciamo che magari dai piani alti, se partisse una scomunica a tutti i mafiosi, cioè potrebbe dare un segnale. Io ho provato a sposare due ragazzi disabili, mi hanno detto di no, abbiamo dovuto fare il rito anarchico, per cui no, va bene, però scusate. Comunque ci sono state scomuniche mafiose. No, aggiungo anche, se mi volesse, nel nostro libro non approfondiamo esplicitamente, ma di saggi di storia che trattano il legame che c'è stato tra esponenti della Chiesa anticapicali e mafiosi di vario tipo, ce ne sono un po', in particolare con Cosa Nostra Siciliana. Bene, allora vi ringraziamo tutti, ringraziamo ancora la Libreria per l'ospitalità. Andiamo avanti chiacchierando in un momento conviviale. Esatto. Grazie a tutti. Ciao.